Purif. Tu sei Salvatore. Sei stato malato, lo so. Adesso sei guarito. Sì, sono guarito, sto bene io. E che fai? Sto qua, guardo l'acqua. A te ti piace l'acqua? Io mi faccio sta strada per vedere il torrente. Pur io ne ho fatta tanta di strada, sai? Proprio tanta, ma ora sto bene. Io ci starei di casa qua notte e giorno, senza mai vedere nessuno. Tanto nessuno mi vuole bene. Uno di questi giorni qua vengo e non mi faccio più trovare. Pure se mi cercano. Ma non lo so però se mi cercano. Si è fatto tardi, Salvatore. In casa mi aspettano. Ti saluto, Salvatore. E io sono contento di averti parlato, Purif. Sono contenta che sei guarito. Arrivederci, Purif. Arrivederci, Salvatore. Una mattinata sana fuori di casa, non tieni coscienza. Ogni volta che vai al torrente pare che ti incanti. Ho fatto tardi perché ho incontrato Salvatore di Rosario Collure. Stava malato, ma adesso è guarito. Che stai dicendo? Salvatore Collure è assai malato. Oggi il prete gli ha portato l'olio santo. Purif! Purif, torna indietro! Purif! Che fai qui? Ditemi, dottore, ditemi, perché? Perché era così? Non era così, non era così quando ho visto stamattina. Pazza, pazza, che dici stamattina? No. Stamattina moriva. Non è vero. Che hai visto? Non è vero, io ho visto. Al torrente, giocava con l'acqua e teneva la faccia pulita, contenta. L'acqua, l'acqua, Salvatore è morto di difterite cercando l'acqua. Mamma sete, diceva, sete, sete. Lei fu che lo fece morire. L'anima era andata a cercare l'acqua al torrente e lei non lo fece bere. Ferme! State ferme! Ma cosa fate? Abbiate rispetto per la morte. Almeno lei, dottore.
Lasciatela stare, Don Tommaso! Non la toccate! È una le mani alla gente! È una strega bella! Quella c'è il demonio dentro, il demonio dentro! Adesso verrai con me. Vieni, andiamo.